E salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video, io sono ZCloud e oggi ho in mente di fare ragazzi un video davvero innovativo, un video che non rispetta nessun format che ho portato fino sul canale ed è un video che riguarda fondamentalmente la presentazione delle squadre che secondo me sono le più forti dei vari continenti, dato che tra poco manca un mese, poco meno di un mese, ai mondiali di Russia 2018 avevo intenzione di portare appunto quelle che secondo me sono le squadre più forti dei vari continenti. Oggi appunto volevo portare i continenti che sono di America e Europa. Partiamo subito con quella americana, scusate il Salah qui presente ma lo togliamo subito. Ed ecco qua la formazione che per me è più forte in assoluto dal punto di vista del continente americano. Alisson ragazzi, Alisson si è veramente dimostrato il portiere più forte, credo che, innanzitutto della Serie A ovviamente, ma credo che nel continente americano ultimamente non si siano presentati alcun tipo di portieri fortissimi, nel Brasile, nell'Argentina, nel Cile, nella Colombia, nessuno. Il Brasile però appunto ha presentato, quindi ha avuto la fortuna di avere questo portierone ragazzi, fenomenale, fenomenale, con la Roma si è comportato benissimo e secondo me ha salvato molto spesso la Roma da pericoli. Poi abbiamo Dani Alves, che col PSG si è ovviamente riconfermato. Godin e Silva non hanno bisogno di presentazioni. Marcelo, ragazzi, Marcelo fenomenale. Secondo me non c'è nessun terzino più forte di lui. È un terzino attaccante, centrocampista, difensore. Fa tutto, è fortissimo. E poi ragazzi Vidal veramente, come non mettere un giocatore guerriero come lui, che purtroppo si è infortunato, non ha potuto giocare le partite di semifinale di Champions League, ma comunque da inserire. Dybala talentuoso, però secondo me ancora troppo giovane per esplodere, ma comunque va di dritto in questa rosa. E poi James Rodriguez, che ieri ha dimostrato di essere davvero davvero maturato. Cosa che qua non può mancare è Neymar ragazzi, Neymar prima dell'infortunio ha dimostrato di essere veramente di valere, anzi, i 200 e rotti milioni che è costato. Quindi ragazzi, veramente, lui entra diritto, Suarez è un animale, attaccante favoloso che ho sempre amato, velocità, dribbling, tiro, fisico, tutto, praticamente tutto, e poi Messi ragazzi che non ha bisogno di presentazioni. Salviamo le modifiche e andiamo alla squadra europea. Cerezo Osaka. Allora ragazzi, il portierone che ho deciso di inserire è Neuer. Neuer purtroppo non si è visto giocare in questa stagione perché purtroppo ha avuto un infortunio. Ero indeciso se mettere De Gea, però De Gea secondo me non è paragonabile a Neuer. Di per sé Neuer ha giocato molte finali, diciamo, anche dal punto di vista delle coppe e quant'altro. Il Manchester United è da un po' di tempo che è uscito dalla sfera delle finali di Champions, finali europee, finali di coppe e quant'altro, perché è stato presieduto da Manchester City, Liverpool, Chelsea e quant'altro. Quindi Neuer secondo me è sempre il portiere più forte che ci sia in Europa, quindi Buffon scansati. Kimmich ragazzi, Joshua Kimmich ha dimostrato di essere favoloso in queste due partite, veramente ha segnato la differenza e ha segnato anche, diciamo, ovviamente ha fatto la differenza, fortissimo, fortissimo. La coppia centrale Piqué Ramos, non c'è nulla da dire. Alba, ragazzi, molti dicevano che Alaba fosse il terzino sinistro più forte, ma per me Jordi Alba è intoccabile. Velocità, cross e tiro, cosa vuoi da un terzino? Nulla di più. Poi De Bruyne, Pogba, Modric. Modric e De Bruyne non possono, diciamo, non c'è bisogno di spiegare il perché, sono fortissimi. Pogba ragazzi poteva essere sostituito da Kanté, ma secondo me Pogba è un giocatore in grado di dare spettacolo in campo, quindi deve esserci in questa rosa. Poi Ronaldo, Lewandowski ovviamente e Hazard. Diciamo che l'Europa ha molti attaccanti, ad esempio Mertens, però ragazzi meglio andare sul sicuro, una rosa con questi tre campioni avanti secondo me è una sicurezza. Siamo pronti adesso per provare la partita, faremo diciamo uno scontro, faremo anzi due scontri con leggenda, una volta utilizzerò una squadra, una volta utilizzerò un'altra. Benissimo ragazzi, direi subito di partire con la squadra americana, quindi del continente americano, mettiamo leggenda e 4 minuti per non romperci troppo i maroni.
Perfetto ragazzi, siamo partiti, quindi America contro Europa. Chi vincerà? A fra poco l'arduo verdetto. Daniel Alves per Suarez, Suarez per Neymar, ancora Marcelo, Marcelo per Suarez, Suarez ancora Marcelo, Marcelo, Marcelo! Viene chiuso all'ultimo da Joshua Kimmich, ragazzi, che partita del terzino destro del Bayern, mamma mia. James, ancora James Rodriguez, le vede Vidal, attenzione, Vidal, la passa per Suarez, la palla gira ancora per James Rodriguez! Rigore ragazzi, rigore per noi, rigore su James Rodriguez. Lo facciamo tirare a Leo Messi, ragazzi. Vediamo come va. Come cazzo ha fatto a sbagliare Messi? No, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, ragazzi. 0-0 ancora. Sbaglia Messi il rigore, mamma mia. Suarez vede lo scalto di Neymar. Fulminio, Neymar. Suarez! Madonna, quello che ci stiamo mangiando. Dybala, ancora Dybala, Dybala, Dybala da centrocampo, Dybala, Dybala, cerca il fondo, Dybala, velocissimo Dybala, ancora Dybala, Dybala, viene inseguito da Joshua Kimmich, che no, attenzione, Ames, Ames Rodriguez, che tiro di merda, mamma mia. Niente ragazzi, 0-0 primo tempo, abbiamo avuto tantissime occasioni, Messi ha anche mangiato il rigore, ma diciamo che loro, gli europei, non si sono per niente visti, neanche un tiro in porta con leggenda ragazzi, attenzione. Ancora Hazard, Marcelo, De Bruyne, Hazard! Fortunatamente la mette fuori. Attenzione Vidal. Suarez, Neymar, ancora Neymar, Oney, velocissimo Oney, ancora Oney, sulla fascia la prende tutta, Oney, velocissimo Oney, doppio passo, vaffanculo! Attenzione Ronaldo, attenzione Ronaldo, attenzione De Bruyne, Ronaldo, ancora Ronaldo, ancora Ronaldo, velocissimo, non riesco a fermarlo. Meno male, Alisson prende la palla. Marcelo, velocissimo Marcelo, ancora Marcelo, Marcelo la gira per Vidal, Vidal per James Rodriguez, Suarez, Suarez, Ames! E gol di James Rodriguez, ragazzi, 1-0. L'America si porta in vantaggio con un gol strepitoso di James Rodriguez, tutto tatuato, cazzo. Quindi 1-0, James Rodriguez si riparte. Suarez, Suarez, vede Marcelo, ancora Marcelo, prova il cross al centro Marcelo, il tiro di Messi, di testa, il nanetto, niente da fare ragazzi. Mi sa che finisce così, 1-0. Sì, infatti è proprio così. L'America vince sull'Europa per 1-0. Quindi non ci resta che fare cambio, quindi controllare l'Europa adesso e vedere cosa succede. Differenza reti, vediamo chi vince. Perfetto ragazzi, eccoci qui tornati. Stiamo controllando l'Europa e speriamo questa volta di fare qualche gol in più e di battere quindi l'America. Ancora Luka Modric, Lewandowski, vede ancora Modric, Modric, il tiro! Alisson, porca vacca, li stiamo distruggendo. Pogba. Hazard, ancora Hazard, velocissimo. Il nostro Eden Hazard. Hazard prova il tiro. Alisson Ronaldo. E sbaglia a porta vuota. Non fare questo nel mondiale perché ti trucidano. Mamma mia. Di sinistro sbaglia Cristiano Ronaldo. Alba, Ronaldo. Mamma mia, Alisson, quello che sta prendendo. La capocciata di Cristiano Ronaldo. Ma ancora 0-0, ragazzi. Attenzione. Hazard, 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 Eden Hazard, il cross al centro, Ronaldo, il tiro di testa, Cristiano! Ronaldo! 1-0 e quindi nel computo totale 1-1, ragazzi, quindi pareggio, pareggio. Cristiano, ancora Ronaldo, Ronaldo, Vidal, fortissimo. Ronaldo, Ronaldo! Cristiano Ronaldo! 2-0 ragazzi! Il giocatore più forte del mondo, Cristiano Ronaldo, porta in vantaggio la squadra europea al ritorno. Mamma mia, 2-0, doppietta! Che gol, che giocatore! Grandissimo Cristiano Ronaldo! Quindi 2-1 ragazzi nel computo totale. America sotto di un gol. E finisce così, ragazzi, 2-1. Quindi l'Europa batte l'America con gol di Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo, doppietta. Quindi, ragazzi, per questo video è veramente tutto. Spero veramente che questo format vi piaccia. Che
cercherò di fare appunto più squadre possibili, magari America, Asia e quant'altro, e poi andare più nel dettaglio per, diciamo, regalarvi un'emozione fantastica in vista dei mondiali di Russia 2018. Adesso è veramente tutto, ciao da ZetaCloud. E un'ultima cosa ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale che è molto importante per supportare i miei contenuti. Adesso è veramente tutto, ciao e alla prossima.